Buonasera. Salve gente e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere la profile di Eldritch Invoked Brandling, mazzo che sto testando. Ho montato questo mazzo perché è molto molto interessante e mi ci sto divertendo un sacco. Non perdiamo tempo, quindi cominciamo con la lista. Molto molto veloce, niente di impegnativo. Due Eldritch, due Cursed. Ci sta a giocarla anche se l'avevo cattata ultimamente, ma in questa versione comunque Eldritch lo vuoi anche vedere, quindi non è male. 3 Spettri Elisir, 3 Conquistatori e 2 Acheiro. Finalmente una versione nella quale ha senso giocare più Conquistatori di Acheiro, visto che le volte che ho giocato il mazzo effettivamente era meta Tyr Elements, quindi Acheiro era molto più forte. Perché ho deciso di giocare il mazzo? Perché questa carta qua mi piace troppo, mi dà troppo le vibes di qualche anno fa. Aleister con 3 copie di Meldau e 2 copie d'invocazione, non gioco Terraforming perché non è necessaria. Questo mazzo è molto molto figo perché qualsiasi engine mistone che vedi comunque puoi far roba. Prende Fusion con due Albatz e Mago Nero perché fare Dragoon Passo è molto più forte in un contro rispetto a fare magari Mirrodged Passo, però comunque la possibilità di magari mandare con Branded Fusion Eldritch, soprattutto a turno 3, fare un Mirror Jade comunque carino. E inoltre è molto forte fare Branded Fusion mandando loro due perché vai a fare Lubellion e Lubellion ti fa scartare, quindi se scarti carta Eldritch puoi comunque settarti quella che ti serve, quindi ci sta. Triplo Solennone e Triplo Strike, mazzo trap. Ci stanno, ti proteggono da Ivelli, ti proteggono da normal strane. Carino. Floodgate, 3 skill drain e 3 Dark MB. Dark MB è fortissimo in questo meta. Sembra di no, ma molto molto bello. Cozza un po' forse con le trappole. Però dopo che giri questa e ti basta Eldritch un drago in campo e comunque vinci, o anche un Mechaba. E Skill Drain è molto forte perché comunque andiamo a giocare tanti grossoni, c'è cioè anche molto banalmente Mechaba è un 2-5 e sotto Skill Drain non sono tanti mazzi che possono mettere un 2-5 in attacco, ecco. E nel caso lo mettessero, Punishment. Gioco solo Punishment come trappola normale perché ho provato versioni giocando Daruma, che non le solite che gioco, ma effettivamente è molto più consistente giocare queste trappole qua, è molto più quadrato. Ok, ti occupa qualche spazio in extra e effettivamente il nostro extra è leggermente tirato, infatti ora lo vedremo e non è eccezionale perché appunto ci saranno tutte le carte, quindi la possibilità anche di giocare Extravagance, Tesa e Extravagance e Prosperity non c'è. Però effettivamente vedere due engine combinati è incredibilmente forte. Vedere Eldritch più Floodgate è fortissimo, vedere anche molto banalmente Eldritch più Aleister è fortissimo, reparto Eldritch più Brand Fusion è fortissimo, o comunque molto banalmente vedere tutti e tre è veramente enorme. In più se becchi uno dei Floodgate è veramente grosso, anche perché Brand gioca molto bene sotto Dark MB, anche Eldritch molto banalmente. Invoked fa un po' più di fatica con i Link, ma comunque ci si può fare qualcosa, cioè tendenzialmente il Floodgate lo giri dopo che vedi che metti in campo determinata roba. E quindi boh, a me piace tantissimo, veramente molto molto divertente da giocare, un po' meno per chi gioca contro, però molto stabile anche devo dire la verità. Il problema è che non è per nulla competitivo, cioè purtroppo ormai i mazzi control di questo genere, perché comunque questo è un control, fanno ben poco, cioè se la combo entra è molto forte, molto probabilmente vinci, però allo stesso tempo il tuo avversario può counterarti, ecco. Però è molto divertente, a me piace un sacco giocare in combo, quindi perché no? Poi secondo me adesso, ora come ora, post banlist, giocare control è molto più semplice e può essere comprarsi un control una buona opzione finché non si capisce bene il meta. Perché effettivamente giocare control è molto universale. Magari
Labyrinth o Eldritch Floodgate sono dei mazzi molto molto forti, ma anche questo qui, le varie versioni che ho provato comunque anche in passato, con magari Eldritch Dragoon, Turbo o roba del genere, secondo me è molto molto carino. Comunque, classico reparto invoked per l'extra con due Mechaba, una Guedes e un Artemis. Purtroppo non gioco la best card che è Purga Trio e al Mirage con Cardano sicuro, perché appunto non abbiamo spazio, però loro permettono di fare la combo, quindi ci sta. Reparto Branded, due Albion, un Lubellion, un Mirror Jade e un Dragoon, molto molto forte, lui è un boss monster incredibile. Anche Mirror Jade, cioè molto banalmente Mirror Jade è un ottimo mostro da fare a turno 3, perché è molto difficile da togliere e soprattutto è gigante, per uno ancora di più perché si pompa, però effettivamente quando i control riescono già a mettere in campo un mostro difficile da outare, perché effettivamente va outato in determinati modi perché sennò ti svuota la board. Più i floodgate, è molto difficile andarci sopra per molti mazzi se non sono preparati. Target di punishment, Ntis. Quando serve spaccare due, e lui quando serve rimuovere un qualcosa di troppo grosso, lui ovviamente ha il suo target che è Garura, perché comunque mandare giù uno troppo grosso è forte sì, ma se poi peschi anche uno è ancora più forte. E due carte, e poi le carte per classiche di Eldritch, che sono i due cannoni con Play. Adesso ho scelto lui perché zero non ha tanto senso farlo in un mazzo floodgate, perché effettivamente rischi di toglierti questi floodgate e poi che ti ripartano, e quindi non giochi l'armatura, preferisci lui che è comunque un'interruzione, mettere rimbalzare in mano è molto forte, quindi perché no? La side è molto molto personale, ma anche molto standard per andare primi 3-3. Ovviamente sono fortissime queste carte qui, cioè sono pesanti in determinate situazioni, a G1, però dopo quando sai di andare primo queste ti fanno vincere. Per andare in second, tre Kaiju, perché gioco due Galarla e un Radiant, non ne ho la minima idea, ma tre Kaiju per togliere roba immune, tre Dark Cruel per svuotare le board, e poi due Latinistone perché è a 2, e uno Spolverino perché è sempre forte fare Dark Ruler, Lightningstorm o Dark Ruler, Spolverino contro determinati mazzi. Quindi perché no? Contro anche noi è molto forte fare così. Quindi detto ciò, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, trovate in descrizione Cartrader, Telegram, i social, e noi ci vediamo al prossimo video. Saluti!